Allora, innanzitutto concedetemi anche stasera di riaprire per spiegare un attimino meglio che cos'è il giardino del Capinere. È una cosa, siamo noi, in pratica abbiamo voluto trasformarlo in un albero che ha compiuto 30 anni, ecco, volevo ribadirlo, per cui ogni ramo è qualcosa che è nato da quest'albero, come succede normalmente, per cui voglio andare un pochino più nei particolari. Vedete, questo è l'albero completo in 30 anni. Dove è finito Davide? E mia vita. Devo fare troppe cose tutti insieme. Mi butto giù, No, non voli ancora. Ma che ne so io così. Prova. Sì, 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 perfetto. Faccio io. Non tentare di volare. Allora, il primo ramo, la prima cosa che è stata fatta con il giardino, nel giardino delle Capiniere, è stato il centro recupero fauna selvatica o animali selvatici, ed è rimasto un po' il pilastro di tutte le attività del giardino, ma non siamo rimasti fermi lì, anche se, come vedete e come forse vi ho accennato la volta scorsa, in questi 30 anni sono arrivati oltre 19.000 animali che abbiamo curato. È chiaro che non li abbiamo salvati tutti, però la nostra percentuale, diciamo, ci inorgoglisce parecchio. Ma queste sono cose che potrete vedere, se volete, andando sul nostro sito e andando a vedere il report che noi da ormai da una decina d'anni, forse più, ogni anno presentiamo ufficialmente alla stampa con Comune e Provincia, i relatori di riferimento, presentiamo il report di tutto quello che viene fatto al giardino del Capinere. Però questa cosa dell'albero, perché ci sembrava che quella pagina dove c'era scritto tutte le cose che vengono fatte con il giardino delle Capiniere, non ci sembrava che dessero l'idea giusta. E poi è un albero, noi siamo un tantino ambientalisti, per cui oltre 19.000 animali curati, oltre 150 specie arrivate di questi animali naturalmente. Il secondo passo è stato il centro di educazione ambientale. Il centro di educazione ambientale vuol dire visitatori, che possono essere le scuole, che possono essere gli stagisti, che possono essere i visitatori qualunque che possono venire, e in questi 30 anni abbiamo superato i 40.000 visitatori. Non sono cifre gonfiate, ve lo posso garantire, vi do la mia parola. In ogni caso basta seguire e andare a vedere, se una pazienza, tutti i report che negli anni abbiamo presentato, perché lì dentro c'è tutto. Entrambi questi rami, cioè queste strutture che esistono dentro il giardino delle Capiniere, sono riconosciute dalla regione Emilia-Romagna. Addirittura il centro di recupero, la regione Emilia-Romagna ha fatto un regolamento sui centri di recupero stabilendo delle categorie A, B e C, cioè più quelle che sono più grandi. Noi siamo di categoria A. Andando avanti, vedete sulla sinistra un ramo senza foglie, perché è una sofferenza nostra, è l'Isola Bianca, che per tanti anni è stata la nostra oasi fluviale su cui abbiamo fatto veramente tante cose e portato tante persone in visita. Di quei 40.000 visitatori ci sono anche quelli che portavamo sull'Isola Bianca, che era un'emozione incredibile, perché era anche divertente da parte nostra, perché dopo un quarto d'ora massimo che sbarcavamo sull'isola e portavamo i visitatori, le scuole o chiunque fosse, perdevano la cognizione di dove erano, cioè a massimo 3 km da Grattacielo o da Piazza Trento Trieste, perché era veramente, non c'era niente tranne il sentiero. Purtroppo un po' i cambiamenti climatici, veramente cosa che ormai le piene sono troppe, 3, 4, 5 in un anno che la scavalcano, e un po' ci hanno detto gli enti che ci aiutavano: dal 2012 non avrete più un centesimo, non ce la facciamo più. Per cui a quel punto lì abbiamo detto: ok, facciamo felici gli animali che sono lassù e non andiamo più a rompere le scatole. Per cui adesso è diventata, è tuttora un'oasi tutelata e protetta eccetera, però non ci va più nessuno legalmente. Se ci va qualcuno su in altro modo non lo so. Andando avanti con la nostra struttura, abbiamo cominciato come posso dire, a percepire, a sentire delle richieste, perché avendo una struttura di quel genere molto particolare, vi garantisco che è unica in Italia fatta in questo modo, abbiamo cominciato ad essere, diciamo, desiderati, non so come usare la parola giusta,
da alcune cooperative e da alcune comunità per chiederci di ospitare a tempi diversi, in tempi diversi, con tempi diversi, delle persone, che dei giovani, delle persone adulte che magari avevano bisogno di staccare da una realtà diversa oppure con qualche tipo di disagio o robe del genere. E come vedete, le cooperative che finora ci hanno chiesto collaborazione sono la Cidas, Camero, che ormai tutti credo conosceranno, Germoglio, le comunità Don Calabria e la comunità Don Milani. Andando avanti ancora di poco, abbiamo cominciato ad avere delle richieste di fare stage. Chi ce le chiedeva? Tre università, Ferrara, Bologna e da quest'anno anche Firenze. Dei licei e istituti superiori, c'è scritto solo licei perché non ci stavamo a scrivere istituti superiori di Ferrara, che sono il Carducci, l'Ariosto, l'Istituto Navarra e l'Einaudi. Noi ormai da anni li abbiamo per una settimana, per due settimane, 3, 4, 5 ragazzi di ogni istituto che vengono. Passiamo di nuovo sul ramo destro e lì abbiamo cominciato a, che è un po' collegato con le cooperative sociali e altre cose, i servizi alla persona. Persone già un pochino diverse da quelle che potevano semplicemente aver voglia o tempo o necessità di cambiare un po' aria, ma anche con certi disagi di carattere mentale. Per cui abbiamo cominciato ad avere, non solo, anche il Tribunale di Bologna, perché a volte ci sono delle persone giovani che hanno fatto una stupidaggine non gravissima e sono ai domiciliari. E diventa una cosa terribile stare sempre chiusi in casa, io non ci riuscirei, impazzirei, per cui a volte ci viene chiesto, magari sono vicini a noi o cose di questo genere, se possiamo ospitarli durante la giornata con tempi diversi, con giorni diversi, e sono tutte cose che si stabiliscono sul momento e ospitiamo queste persone. Naturalmente poi ci sono anche gli istituti mentali di Cento e di Ferrara, che a volte ci sono le persone che hanno avuto degli esaurimenti, stanno uscendo e hanno bisogno di ambienti dove ci sia magari serenità, un po' di cordialità, di voglia di vivere, e anche gli animali che vengono curati, e che non dimentichiamo che gli animali che curiamo noi, la maggior parte, non tutti, quando li salviamo vengono liberati, volano. E non è una cosa poco, ve lo garantisco, dovreste provare a venire a vedere, fare un po' di volontariato, non tantissimo, e poi partecipare al momento in cui vengono involati, e sapendo che quell'animale vola ancora perché voi l'avete aiutato. Non è una cosa da poco, e infatti funziona. Poi naturalmente c'è l'ASP, l'azienda per i servizi alla persona del comune di Ferrara, il CERT, sapete tutti di che cosa si tratta, e quest'anno abbiamo scoperto i GAM, che sono i gruppi appartamenti minori, come vi ho accennato la volta scorsa. Quest'anno abbiamo avuto moltissimi ragazzi, perché ci sono queste case che ospitano dei minori tolti, diciamo, alle loro famiglie per tempi diversi, perché ci sono delle problematiche in atto. Passiamo di là di nuovo, e gli enti pubblici con cui abbiamo a che fare, naturalmente comune, provincia e la regione, perché sono gli enti che comunque sia in qualche modo ci influenzano, dandoci o meno, o un po' meno, o di più no, i contributi economici per farci fare le cose che facciamo. Poi naturalmente l'Istituto Zooprofilattico di Ferrara, il Corpo Forestale dello Stato, l'ISPRA, che l'anno scorso abbiamo collaborato a un progetto sull'alimentazione dei merli, mi pare, non mi ricordo più, dico bene Fernando, che poi dell'ISPRA questa sera abbiamo uno dei massimi rappresentanti dell'ISPRA, c'era scritto prima, ci sarà scritto ancora, che è il dottor Fernando Spina, che vi presenterò dopo, e il servizio veterinario dell'ASL, che ci controlla vicino, perché comunque sia loro hanno la responsabilità anche della fauna selvatica, tant'è che noi gli animali che muoiono non li mandiamo, che so, a incenerire o meno, cose di questo genere, vengono consegnati al servizio veterinario dell'AVL, che poi li fanno arrivare, perché ormai da alcuni anni vengono fatti dei controlli su 5 malattie un po' particolari che stanno un pochino muovendosi e che potrebbero essere anche trasmesse dagli animali, soprattutto migratori, ma comunque sia dagli uccelli.
per cui noi partecipiamo, ma siamo a livello di regione Emilia-Romagna, intendo, siamo quelli che ne forniscono di più. Non pensate che ne forniamo di più perché da noi ne muoiono di più, perché ne arrivano tanti, eh? Passando di là con l'ultimo ramo, collaboriamo anche naturalmente in maniera abbastanza stretta con le guardie cosaofile, che sono l'AMPANA, la LIDA, l'OIPA e le guardie giurate ecologiche volontarie. Il simbolo sopra, naturalmente, perché noi amiamo i rapaci notturni, eccetera. Questo è oggi, dopo 30 anni, il giardino delle capinere. Okay. Io qui ho finito, passo la parola. Ti sei distratto? Sei pronto? Dottor Fernando Spina, naturalmente, vedete, dopo avete visto di quante cose sia, ma credo che sia il se vogliamo parlare di migrazioni, credo che meglio di così non possiamo essere, assolutamente. Più di star lì ad annoiarvi con le note personali di Fernando Spina, io vi chiedo, se non l'avete già preso, dopo uscendo, prendete il Debian e c'è una sua schedina, ma molto riassunta, di quello che è l'attività che è stata e che è l'attività di Fernando Spina. La sua parola a lui. Grazie Lorenzo, grazie a tutti quanti voi e grazie a Enrico di Ferrara per avermi invitato qua stasera. Questo mi ha anche regalato l'opportunità di rifare di nuovo due chiacchiere con Lorenzo, con il quale siamo stati giovani insieme ai tempi in cui io lavoravo e collaboravo con la Lipo a Parma, e Lorenzo era già uno degli storici più importanti collaboratori dei rappresentanti della Lipo. La mia storia professionale mi ha portato poi a occuparmi molto di migrazione, in particolare di migrazione degli uccelli. Coordino ormai da 35 anni il Centro Nazionale di Annellamento Italiano, più di recente coordino anche il Consiglio Scientifico della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici, che è una convenzione globale nell'ambito dell'UNEP, il programma ambiente dell'ONU, su tutti gli animali migratori, per cui la migrazione è un argomento che ha veramente completamente, diciamo, influenzato la mia vita di ricercatore, ma anche la mia vita di sempre appassionato di conservazione degli animali. E vorrei iniziare questa nostra chiacchierata chiedendovi di ragionare su quanto è lunga una settimana, cioè voi dovreste pensare a quante sono le cose che fate durante una settimana, 24 ore per 7. Voi vi alzate, voi lavorate, mangiate, dormite, fate tutte le vostre attività. E potreste pensare che in questa settimana ci sono uccelli che volano senza fermarsi mai. Volano di giorno, volano di notte, volano senza riposare, volano senza dormire, senza bere, senza mangiare. E questi uccelli sono le vittime minori dell'Alaska. La tecnologia ha rivoluzionato completamente lo studio della migrazione degli uccelli ed è adesso, purtroppo io temo di essere davanti a uno, adesso è possibile marcare degli uccelli con delle radio che vengono captate dai satelliti, e questo ci consente di avere moltissimi fix cosiddetti, quindi punti da uno stesso animale nell'ambito della stessa giornata. Ebbene, qui vedete quello che è stato possibile ricostruire. Questi animali nidificano in Alaska e svernano in Nuova Zelanda. E loro si spostano lungo questa incredibile rotta con un massimo finora registrato di 175 ore di volo ininterrotto. Questo vuol dire che questo animale, una femmina in particolare, è stata seguita in volo interrotto sull'Oceano Pacifico per 7,3 giorni, con una media complessiva di 63 km all'ora di velocità. Questi sono animali che, anche volendo, non si possono posare sull'acqua perché non sono come anatre o come altri animali. Quindi se loro si posano sull'acqua, il piumaggio si bagna, insomma, non sono adattati a riposare sull'acqua. È possibile grazie al fatto che questi trasmettitori satellitari
hanno delle piccolissime batterie solari, è possibile che una radio mandi segnali per in teoria anni. E questo ci ha consentito di studiare la storia della femmina di S7 in un suo ciclo annuale di vita e di migrazione. Quindi lei ha volato per circa 30.000 km in totale, con tre voli prolungati in particolare, uno lungo 7 giorni di oltre 10.000 km dalla Nuova Zelanda alla zona celeberrima di pianure interdidali e di fanghi costieri del Mar Giallo, lungo la costa cinese. Il Mar Giallo è la stazione di rifornimento principale di tutti quanti i limicoli che si spostano lungo questa imponente rotta di migrazione che unisce l'Asia orientale, nord-orientale, fino alla Kamchatka con l'Australasia. Quindi sono uccelli che si spostano lungo le coste orientali dell'Asia, quindi lungo le coste occidentali del Pacifico, e vanno a svernare in Australia e Nuova Zelanda. E vi posso anche dire che il Mar Giallo è nel complesso il sito che stiamo riuscendo a distruggere con la rapidità massima, grazie al fatto che forse avrete sentito parlare della diga delle Sette Gole, che è stata realizzata in Cina lungo il fiume Giallo e che ha bloccato questo apporto di sedimenti. È molto probabile che la distruzione delle piane intertidali del Mar Giallo sarà il collo di bottiglia di estinzione principale di estinzione globale di numerose specie di limicoli nei prossimi anni, perché la distruzione di questa zona sta andando avanti veramente molto, molto velocemente. Dopodiché l'altro volo imponente che S7 ha fatto è quasi 12.000 km dall'Alaska alla Nuova Zelanda. Qui vi invito a riflettere che un animale che parta dall'Alaska e voglia arrivare in Nuova Zelanda attraverso tutto il Pacifico ha la possibilità di scegliere una rotta che deve essere precisa nell'ambito di 7 gradi, perché se esce fuori 7 gradi, adesso se voi pensate a 360 gradi e poi disegnate lo spicchietto di 7 gradi è niente. Se si esce fuori da quello spicchio non si becca la Nuova Zelanda, dopodiché si muore, perché nessuno è in grado di andare ancora più a sud della Nuova Zelanda, anche perché l'unico posto dove poi ci si potrebbe posare è l'Antartide. Quindi considerate come questi voli sono, noi lo sapevamo, cioè perché sono state ricatture di uccelli inanellati con anelli metallici, però una cosa è saperlo, una cosa è vederlo proprio e misurarlo nel suo compimento di questi voli pazzeschi di migrazione. Questi animali, dovete immaginare, debbono essere in grado di accumulare una quantità di energia tale da consentire loro di mangiare e bere per 5, 6, 7, 8 giorni continuativi, uno sforzo fisico che non ha assolutamente paragoni nel mondo animale, delle capacità di orientamento e di navigazione inimmaginabili, perché dovete pensare che questi uccelli volano a poche centinaia di metri dal mare e davanti loro vedono soltanto il mare, per cui non vedono montagne, non vedono fiumi, non vedono nulla che possa essere un'indicazione della rotta. Tenete anche conto che nel primo viaggio di migrazione moltissimi dei giovani volano da soli, per cui non hanno gli adulti da seguire. Tutto quanto questo, è stato il livello massimo di performance di migrazione che sono state descritte negli ultimi anni. Ma vi porto anche su uccelli molto più piccoli, il cul bianco. Queste erano delle carte di migrazione che sono state dedotte da segnalazioni di uccelli inanellati, e adesso i cosiddetti geolocalizzatori, che sono delle strumentazioni che raccolgono, hanno una funzione di orologio, di datario, e poi hanno un lettore sensibile alla luce
che legge l'intensità della luce a determinate ore nel corso dell'anno. E siccome gli uccelli si spostano per la latitudine e per la longitudine, è possibile ricostruire le zone in cui gli uccelli sono stati. Ed è stato possibile per la prima volta, marcando culbianchi in Alaska con questi piccolissimi geolocalizzatori e poi ricatturando gli stessi animali l'anno dopo, andare a scaricare le memorie di queste macchine e vedere che questo è quello che loro avevano fatto. Ci sono animali che dall'Alaska sono partiti, hanno attraversato lo stretto di Bering, sono arrivati nelle estremità orientali dell'Asia, hanno poi volato con una componente importante est-ovest, hanno attraversato tutti quanti i deserti dell'Asia centrale, quindi il deserto di Gobi, tutte quante le montagne e i deserti dell'Asia centrale, hanno poi, vedete, cambiato la rotta verso una componente più di sud-ovest, hanno attraversato tutta la penisola arabica, attraversato il Mar Rosso e sono arrivati in Sudan, dove hanno trascorso l'inverno. Ci hanno messo circa 91 giorni in autunno e in primavera, quando la migrazione è generalmente sempre più veloce perché gli uccelli hanno l'urgenza di arrivare a casa, diciamo, in tempo per trovare i territori migliori e quindi occupare i territori migliori. Ah, grazie mille, sì. E i territori migliori, il viaggio di ritorno è molto più rapido, vedete, in 55 giorni, quindi una media di circa 250 km al giorno per un animale che quando è grasso pesa appena più di 30 grammi. Quindi anche questo è una prova, diciamo, di capacità fisica che è completamente inimmaginabile. Come fanno questi uccelli? Questi uccelli migratori sono delle bestie pazzesche. Loro nascono, voi vedete queste capinere per esempio, appena nate, loro sono completamente prive di qualsiasi, apparentemente, di qualsiasi forza, di qualsiasi informazione, di qualsiasi capacità. In realtà sono delle macchine per migrare assolutamente fantastiche. E questi uccelli, la massima parte di quello che adesso vi dirò a livello di programmi generali di migrazione e di capacità generali di migrazione, sono state dedotte studiando proprio la capinera e altre piccole silvie simili, quindi sono animali passeriformi ampiamente diffusi. La cosa interessante da tenere a mente è che questi uccelli migrano da soli, quindi i giovani non migrano insieme agli adulti. Mentre avrete sentito dire che nelle oche, nelle cicogne, ci sono specie in cui i giovani semplicemente, tra virgolette, seguono i genitori migrano e c'è questo apprendimento proprio sociale e culturale della rotta, delle modalità di migrazione, degli ambienti da utilizzare durante la sosta che viene trasmesso per esperienza diretta dagli adulti ai giovani. In questo caso no. Queste capinere nascono dove nascono, per esempio in Finlandia centrale o meridionale, e trascorrono una quindicina di giorni, anche meno, nel nido, dopodiché trascorrono un paio di settimane nell'intorno del nido, ancora alimentati dagli adulti, dopodiché gli adulti li ignorano e loro da soli debbono arrivare in Africa, spesso anche a sud del Sahara, per cui loro debbono sapere quando è il momento di partire, verso quale direzione volare, per quanto tempo volare, quali ambienti utilizzare, quanto grasso ci vuole, quanta benzina ci vuole per fare questo viaggio. Loro questo lo devono sapere da soli. Arriveranno in un ambiente completamente sconosciuto, in un continente sconosciuto che è l'Africa, dove dovranno trascorrere alcuni mesi in ambienti nuovi, circondati da animali nuovi, con predatori che non hanno mai visto, dovendosi alimentare di cibi, frutta, insetti che non hanno mai visto prima, e dovranno sapere quando è il momento di ripartire in modo da poter arrivare a casa, tra virgolette, in tempo per avere modo di occupare un territorio e potersi riprodurre con successo. Considerate che uno di questi piccoli passeriformi, quando gli va bene, si riprodurrà 2-3 volte nella sua vita, per cui quelle sono le volte che governano tutto, per cui tutto deve essere fatto per cercare di potersi riprodurre con successo. Quindi queste sono appunto le domande alle quali questi uccelli debbono rispondere e come fanno.
dunque lo fanno. Adesso questo meriterebbe soltanto questo una serata intera, per cui non abbiamo tempo e non è che approfondiremo, però possiamo noi citare alcuni aspetti generali. Quando nel Settecento in Germania gli ornicultori amavano molto tenere gli uccelli in gabbia, vedevano che uccelli che se non fossero stati catturati e messi in gabbia sarebbero scomparsi in autunno per andarsene chissà dove durante l'inverno, all'approssimarsi del periodo in cui sarebbero partiti, mostravano questo comportamento molto strano. La notte non dormivano più, ma erano svegli, attivi, e battevano le ali, e volavano, e battevano fortissimamente le ali, saltando da un posto all'altro durante tutta quanta la notte. Questo comportamento loro hanno chiamato irrequietezza migratoria. E gli uccelli migratori nascono con questa informazione scritta nei loro geni. Questa informazione è un'informazione che dice quando è il momento di cominciare a prepararsi per la migrazione e quando è il momento di partire. Quando si avvicina il momento di partire si scatena questo comportamento di irrequietezza migratoria, che è una cosa assolutamente impressionante. Se voi avete l'opportunità, come ebbi io tanti anni fa in Germania, di studiare con il massimo esperto mondiale di questi aspetti qua, di notte io stavo lì a guardare in laboratorio queste capinere che senza aver neanche mai volato, perché queste povere bestie erano state prese dal nido, erano state messe in laboratorio 12 ore di luce, 12 ore di buio, sempre lo stesso cibo, nessun tipo di informazione, non avevano mai visto i genitori, non avevano mai visto niente, perché erano state prese dal nido quando avevano gli occhi ancora chiusi. Eppure questi animali al momento giusto impazzivano, e la cosa più incredibile è che se si dà a questi animali sempre lo stesso cibo e la stessa quantità di alimento, questi animali in un determinato momento, che è quello in cui i loro più fortunati liberi fratelli e cugini se la stanno godendo ingrassando nei cespugli, loro ingrassano, aumentano moltissimo il peso, dopodiché dimagriscono esattamente in concomitanza di quando loro avrebbero migrato e sarebbero poi arrivati in Africa. E nel momento in cui, se fossero mai arrivati in Africa, si sarebbero dovuti cominciare a preparare per ripartire la primavera successiva, reingrassano e poi ridimagriscono, tutto così. E se noi teniamo questi poveretti in condizioni rigidamente standardizzate per anni in cattività, loro per anni mostrano questa ciclicità. E se noi testiamo la rotta che questi uccelli vorrebbero seguire se fossero liberi di migrare, e questo si può fare facilmente mettendo questi uccelli dentro delle sorte di imbuti dove loro, vedendo il cielo, saltano nella direzione in cui vorrebbero migrare in quel momento, noi vedremo che questi uccelli sceglierebbero una determinata rotta all'inizio della loro migrazione. E poi cambierebbero durante il periodo di migrazione rotta a seconda dei casi, soprattutto per esempio quando i loro più fortunati liberi confratelli sono arrivati ad esempio vicino a Gibilterra e devono ruotare verso sud-est se non vogliono andare a morire nel centro dell'Atlantico, continuando a volare sempre verso sud-ovest. Quindi loro nascono con un'informazione, un orologio biologico interno cosiddetto, che è estremamente preciso e che va, loro hanno la batteria di questo orologio, non si ferma mai, anche se io non vedo niente intorno a me, io ho l'orologio che mi dice è il momento di ingrassare, mangia di più e ingrassa, muoviti la notte, vola, vai in quella direzione lì. E questo è l'incredibile strumento con cui loro nascono equipaggiati, che li guida durante tutta la loro vita di migrazione. Naturalmente questa è una base, diciamo, conoscitiva di strumenti informativi che poi viene arricchita dall'esperienza negli uccelli che hanno la fortuna di poter svolgere davvero la loro migrazione, che quindi poi imparano anche, come dire, come si fa. Però la selezione naturale ha portato a questa cosa e ha portato in particolare alla possibilità che gli uccelli poi hanno di orientarsi non a caso.
Quindi loro hanno, diciamo, tre, questa è una parte molto complessa, però il professor Foà ve ne parlerà, per cui loro hanno tre bussole diverse, gli uccelli migratori, che possono utilizzare per orientarsi e per dedurre la direzione verso la quale volare. Voi sapete, in sintesi estrema, che la Terra funziona come una calamita, che ha un campo, che crea un campo di forza, e le linee del campo di forza creato dalla grandissima calamita che è rappresentata dalla Terra vanno come direzione verso il Polo Nord. Ecco, in un modo in cui noi non sappiamo neanche immaginare, perché noi non sentiamo di essere immersi in un campo magnetico, gli uccelli sì. Gli uccelli riescono a captare non solo le linee di forza del campo magnetico terrestre, ma anche il verso di queste linee di forza, e quindi riescono a dedurre con una bussola magnetica il nord. Dopodiché gli uccelli, questo invece noi lo capiamo, si possono orientare guardando le costellazioni, esattamente come facciamo noi. C'era negli anni 60 un ornitologo estremamente bravo che si chiamava Emlen, che era di New York, e Emlen che cosa fece? Prese degli uccelli dal nido e li allevò dentro il planetario di New York, in cui il cielo era stato truccato. Quindi noi perché tutti quanti noi conosciamo la stella polare? Perché la nostra volta celeste ruota intorno alla stella polare, giusto? La stella polare, diciamo, è la più vicina costellazione intorno alla quale ruota la volta celeste. Quindi Emlen che cosa fece? Prese degli uccelli, li lasciò fuori a studiarsi il cielo di notte e ad imparare che il cielo ruotava intorno alla stella polare. Invece ne prese altri, li fece crescere nel planetario di New York, in cui il cielo era stato truccato e la volta celeste non ruotava intorno alla stella polare, ma intorno a un'altra costellazione, in particolare Betelgeuse. Dopodiché testò tutti quanti questi uccelli sotto il cielo vero, naturale, e quelli che erano cresciuti sotto il cielo naturale si orientavano perfettamente perché sapevano che il nord era la stella polare. Quegli altri, che pensavano che il nord fosse quell'altra costellazione, andavano in una direzione completamente sballata. Quindi gli uccelli, come noi, imparano in un periodo di imprinting che ha luogo intorno ai giorni dell'involo dal nido, come si muove la volta celeste, e imparano a riconoscere costellazioni guida. Però naturalmente, siccome la massima parte degli uccelli vola e migra di notte per tante ragioni, perché di notte l'aria è più ferma, ci sono meno correnti, perché di notte l'aria è più fredda e quindi si disperde meno acqua, cioè si suda di meno facendo quel lavoro fisico pazzesco che debbono fare gli uccelli. Di notte ci sono meno predatori che di giorno e di notte si vedono le stelle. Però se gli uccelli fossero necessariamente legati a dover orientarsi soltanto guardando le stelle, basterebbe una notte di cielo nuvolo o di nebbia e sarebbero perduti. Da qui la bussola magnetica. Quindi per i migratori notturni, per i migratori diurni c'è la bussola solare, che è una cosa analoga a quella stellare. Però diciamo, il messaggio da portare a casa è che questi uccelli hanno più di una bussola, come minimo ne hanno due, una stellare e una magnetica, che riescono sempre loro a testare e a sentire per capire se danno entrambe la stessa informazione oppure se l'informazione è contrastante e in che modo. Fatto sta che loro riescono a sapere per quale direzione seguire. Quindi diciamo, tutto quanto ci sembrerebbe a questo punto automatico, magari a uno gli è passata anche la fantasia o l'emozione o il romanticismo di questi viaggi avventurosi. Queste sono delle macchine per migrare. La migrazione è il fenomeno annuale che è più importante per queste specie, senza la cui realizzazione queste specie non sopravviverebbero. Per cui loro hanno investito tutto, considerate che si sono adattate anche morfologicamente. Le specie migratrici hanno le ali più lunghe e più appuntite delle specie non migratrici, anche a loro sistematicamente molto vicine, no? Hanno questi strepitosi meccanismi. Considerate che queste le pittime minori che vi dicevo prima, per avere una sufficiente quantità di carburante,
Partendo dall'assunto che il carburante principale per i migratori è il grasso che viene accumulato sotto la pelle e negli interstizi tra gli organi, riducono addirittura il volume degli organi, riducono il volume dello stomaco e del fegato del 30%, perché loro sanno che durante questo pazzesco volo non mangeranno. Devono solo mangiare robe che devono già avere alla partenza, per cui risparmiano volume per inzepparlo di grasso anche lì e per poter avere, quindi è come se una macchina ampliasse il proprio serbatoio prima di partire per una tratta autostradale particolarmente lunga. Bene, tutto quanto questo avendo solo accennato, uno potrebbe pensare che vabbè, allora questi già sanno fare tutto, fanno tutto, lo fanno in automatico, come le macchinette, è chiusa lì. Di fatto, secondo me, adesso vi parlo di una storia italiana, di dati, di esperienze nostre, di fatto questi uccelli sono estremamente vulnerabili, perché capite già voi, già ora, che una qualsiasi significativa modifica delle condizioni che loro si aspettano, perché è la selezione naturale che gli ha detto guarda, tu dovrai fare questa cosa, però poi arriverai in un posto e dovrai attraversare un mare molto vasto, ma non ti preoccupare perché alla fine troverai una specie di ponte verde che si chiama Italia, che tu potrai raggiungere e lì troverai una meravigliosa macchia fiorita in primavera, troverai la macchia con le bacche in autunno, troverai l'edera selvatica in inverno. Ecco, se questi poi arrivano e trovano un villaggio Valtour, la storia poi si complica, no? E quindi io vi vorrei parlare adesso di una serie di problematiche che questi uccelli hanno per quanto riguarda le esigenze ecologiche che loro hanno, le vulnerabilità che loro hanno e quelle che sono le cose che noi da un lato abbiamo scoperto, dall'altro bisogna che teniamo in mente, perché noi abbiamo, in particolare in quanto italiani, responsabilità particolarmente importanti. E la storia italiana di cui voglio parlare è quella legata a un progetto di monitoraggio che come Centro Nazionale di Inallamento ISPRA coordiniamo ormai da quasi 30 anni, dedicato allo studio delle problematiche dell'attraversamento della barriera ecologica rappresentata dal Mar Mediterraneo, o meglio, dal deserto del Sahara e subito in successione dal Mar Mediterraneo, da parte di uccelli che abbiano trascorso il nostro inverno a sud del deserto del Sahara. Questi animali debbono volare verso nord il più rapidamente possibile e debbono superare queste due cosiddette barriere ecologiche, appunto il deserto da un lato e il mare dall'altro. A noi sembra rischiosissimo il concetto che questi piccoli uccelli che pesano anche meno di 10 grammi debbano attraversare senza potersi fermare, è un po' un analogo delle famose pittime, 4, 5, 6, 700 km di mare in primavera e loro ovviamente non si possono anche loro fermare. È chiaro che da questo punto di vista le isole rappresentano delle opportunità di sosta uniche per questi animali, funzionano esattamente come le oasi nel deserto del Sahara, che è già stato dimostrato essere molto importanti per gli uccelli migratori. Per questa ragione io avevo avuto, quando ero studente, la fortuna di fare la mia tesi sull'isola di Monte Cristo, sapevo che cosa voleva dire il potenziale per studiare la migrazione, soprattutto in primavera, sulle piccole isole mediterranee, allora nell'88 mi è venuto in mente di lanciare un progetto, che ho chiamato Progetto Piccole Isole, in cui avevo previsto 4 stazioni di inanellamento. L'inanellamento è questa tecnica con la quale si marcano individualmente gli uccelli con questi leggerissimi anelli, poi li si libera subito e le successive segnalazioni di questi uccelli ci consentono di ricostruire i loro voli di migrazione. Però al momento in cui questi uccelli vengono inanellati, noi li esaminiamo e possiamo raccogliere una serie di variabili importantissime per capire tante cose, come spero adesso poi dimostrarvi. E quindi avevo pensato di avere 4 isole, Montecristo e Giannutri, e Capri e Ventotene. In realtà poi la cosa è diventata molto più grossa, vedete abbiamo coperto 48 siti in 7 paesi, 800 inanellatori, più di 1 milione di uccelli, insomma una cosa grossa. Abbiamo potuto dimostrare un sacco di cose, per esempio il Mediterraneo è una specie di crocevia di rotte di migrazione diverse, ci sono uccelli come il canapino comune, per esempio il canapino comune
nidifica molto comunemente nell'Italia, per esempio, peninsulare, no? Però vedete, i canapini sono inanellati soprattutto nelle isole e nelle stazioni costiere lungo la costa occidentale del Mediterraneo. Questo è veramente strano, perché quello che fa il canapino comune è, per esempio, raggiungere le zone di nidificazione italiane e l'Italia peninsulare arrivando praticamente da nord. E è interessante anche perché se uno poi guarda il suo cugino primo, che è il canapino maggiore, che ha una distribuzione molto più settentrionale, vedete invece voi dovete far conto solo, fare notare soltanto le parti rosse di queste tortine, vedete come i canapini maggiori invece sono catturati e inanellati molto molto abbondantemente nel Mediterraneo centrale, perché loro vengono su proprio da sud verso nord, per cui ci sono uccelli che uno potrebbe considerare più saggi degli altri, che perlomeno questa follia di attraversarsi durante tutta la notte il Mediterraneo centrale se la evitano e seguono, diciamo, le coste occidentali del mare. Ci sono anche altre specie, come per esempio la balena del collare. La balena del collare va a svernare nell'Africa orientale e non a caso risale in primavera arrivando dal sud-est. Il beccafico invece è una specie che viene un po' catturata un po' dappertutto, una specie ad ampia distribuzione geografica, e questo ci consente di fare delle analisi interessanti. Per esempio, vedete, in un'ipotesi in cui questa nuvola di punti rossi sono i nostri ipotetici beccafichi che partono alla sera e che si spostano dalle coste del Nord Africa verso nord-nord-est. In questo grafico voi vedete la latitudine crescente, quindi queste sono tutte isole, ogni puntino è un'isola, una stazione costiera, e qua ci si sposta da sud verso nord, e l'ora media di inanellamento dei beccafichi nelle diverse isole man mano che ci si sposta da sud a nord aumenta durante la giornata, il che vuol dire che questa rete di stazioni ci consente di monitorare, di traccare proprio e di campionare quest'onda di migrazione che progressivamente si sposta, essendo partita dalle coste dell'Africa settentrionale, si sposta verso nord e arriva progressivamente in ritardo alle latitudini via via più crescenti. Questa è una cosa estremamente interessante perché ci consente di andare a studiare le condizioni fisiche di uccelli che sono a stadi diversi dell'attraversamento del Mediterraneo. E noi sappiamo, per abbiamo fatto molti anni fa una spedizione abbastanza folle per studiare le condizioni fisiche di partenza degli uccelli che erano appena a sud del deserto del Sahara in primavera e che stavano per partire. Per cui questa cosa ci ha costretti ad andare nella zona del lago Chad in Nigeria, tra l'altro esattamente a Maiduguri, dove ogni giorno sentite le esplosioni di Boko Haram e tutto il resto. Eravamo lì, a Bologna direbbero un pustaraz, dove questi uccelli però si preparano a migrare in primavera. Non ci tornerò mai più, qualsivoglia fosse l'interesse scientifico. E comunque questo ci ha consentito di studiare che le condizioni di partenza dei beccafichi, che erano proprio grassi, grassi, grassi per partire, erano una media di 24,7 grammi. Allora abbiamo potuto noi modellare come diminuisce progressivamente il peso medio di questo, diciamo, beccafico medio, man mano che questo uccello migra su distanze sempre crescenti, quindi 500, 1000, 1500 chilometri e così via. Quindi la linea rossa è il modello e i punti bianchi sono i pesi veri degli uccelli che noi campioniamo, inanelliamo nelle nostre isole. Questo che cosa vuol dire? C'è una conferma diretta che è vero, i beccafichi arrivano nel Mediterraneo non essendosi fermati a fare mai più rifornimento, diciamo, di benzina dopo essere partiti da sud del deserto del Sahara. Al tempo stesso, se vi ricordate come gli uccelli, i beccafichi, arrivavano progressivamente più tardi nelle isole man mano che ci si spostava da sud a nord del Mediterraneo, man mano che ci si sposta da sud a nord il peso medio dei beccafichi diminuisce. Quindi questa rete di stazioni ci consente di misurare quanto costa proprio in termini energetici a questi uccelli superare il mare.
Ci siamo poi anche chiesti chi è che si ferma, e noi sappiamo che si fermano molte specie, moltissimi uccelli. La cosa molto interessante è che gli uccelli si fermano. Uno potrebbe pensare che si fermino soltanto gli uccelli che non ce la fanno più e quindi si fermano per forza per non cadere morti in mare. Quindi se così fosse, ci dovremmo aspettare che in tutte le specie che noi campioniamo sulle isole gli uccelli dovessero essere molto magri, molto provati, diciamo. Ecco, così non è. Qui vedete una stessa isola, che è Ventotene, dove l'isola su cui ho lavorato di più. Vedete tre specie, il forapaglie, il beccafico e il prispolone. Il forapaglie in giallo, il beccafico in verde, il prispolone in rosso. Queste sono le condizioni fisiche medie, 4 anni, ma ne potremmo aggiungere tanti altri perché è sempre così. Vedete che non tutti si fermano essendo magri. Si fermano, per esempio, i forapaglie che sono invece grassi, e se ne fermano tantissimi. I beccafichi, che non sono messi male, se ne fermano migliaia. I prispoloni invece sono delle specie di scheletri volanti, se ne fermano tanti, sono magrissimi e ce la fanno persino poi a ripartire. Allora uno si chiede, siccome questi uccelli in primavera debbono arrivare a nord quanto prima possibile, come mai si fermano, no? Se non sono completamente costretti dalle condizioni fisiche medie? E abbiamo noi dimostrato che c'è un'alta variabilità nelle condizioni fisiche di questi uccelli che si fermano. Quindi ci siamo andati a chiedere come mai questi uccelli si fermano pur avendo condizioni fisiche diverse, in particolare perché si fermano anche gli uccelli che sono ancora grassi e che potrebbero continuare a volare. Abbiamo coinvolto colleghi famosi, svizzeri, tedeschi, americani, eccetera, e abbiamo trovato, adesso questa ve la faccio breve, abbiamo trovato essenzialmente questo. Gli uccelli utilizzano moltissimo il grasso, ma utilizzano anche i muscoli. Un migratore prima di partire ingrassa tantissimo, ma fa anche bodybuilding, diciamo. È come se io, che peso ahimè 77 kg, prima di migrare arrivassi a pesarne circa 120 e in più ci avessi dei bicipiti grossi così. Quindi nella parte iniziale dei voli di migrazione viene utilizzato praticamente solo il grasso, poi comincia l'utilizzo anche delle proteine, e questa cosa qua va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Il problema grosso è se i livelli di grasso arrivano a un tale stadio che l'utilizzo delle proteine e quindi dei tessuti diventa veramente molto importante. Gli uccelli praticamente diventano delle macchine che si consumano il proprio motore. E la cosa che fa scattare questa fase così rischiosa sono livelli bassi di zuccheri nel sangue. Allora ci è venuta in mente una cosa. E cioè siamo andati a chiederci che cosa questi uccelli mangiassero e facessero durante la sosta. E durante la sosta, in primavera, noi vedevamo dei gran uccelli che andavano apparentemente a visitare i fiori. Su queste isole ci sono diversi fiori che fioriscono in primavera, però in particolare noi ci concentreremo adesso su due specie di piante: la ferula, che è una pianta che fa delle infiorescenze molto alte, e la brassica, che è un cavolaccio, il cavolo selvatico. E che cosa abbiamo trovato noi? Abbiamo trovato che, analizzando gli escrementi di questi uccelli, trovavamo che soprattutto negli insettivori, ma anche nella sterpazzola e nel beccafico, anzi soprattutto nella sterpazzola e nel beccafico, trovavamo molti zuccheri negli escrementi. Allora ci siamo chiesti da dove questi zuccheri arrivassero e perché ci fossero questi zuccheri negli escrementi. Quindi abbiamo marcato gli uccelli con anelli colorati, perché così li riconoscevamo individualmente. Abbiamo passato ore ad osservare questi piccoli uccelli, cosiddetti uccelli focali, per vedere che cosa facessero. Abbiamo poi monitorato la disponibilità stagionale del nettare, per cui utilizzando dei microtubuli, fingendo di essere noi le lingue dei luì o delle sterpanze o dei beccafichi, toccavamo i fiori di ferula e andavamo a misurare quanti microlitri
di nettare riuscivamo a raccogliere. Abbiamo poi fatto molte analisi fecali e poi abbiamo fatto un esperimento. Gli uccelli appena catturati venivano messi in queste gabbiette. In queste gabbiette noi gli offrivamo la cosa che a questi uccelli fa impazzire sempre, che sono le tarme della farina, sono dei bruchi. Gli offrivamo acqua e gli offrivamo nettare, quindi noi ricostruivamo il laboratorio con gli zuccheri e il nettare della ferula e della brassica presenti a ventotene. Poi li tenevamo lì, li osservavamo e poi li rilasciavamo subito dopo questo test. Abbiamo dimostrato che gli uccelli, che dunque c'era una parte degli uccelli che dormiva, diceva finalmente mi hanno messo in un posto tranquillo, adesso finalmente dormo, e poi c'erano quelli che mangiavano, e quelli che mangiavano, indipendentemente dalle condizioni fisiche, preferivano il nettare, quindi ignoravano le tarme della farina, ignoravano le proteine. La ragione è che il nettare gli consente di risolvere tutti, diciamo, i loro problemi, perché gli consente di il nettare non deve essere digerito, viene immediatamente assimilato, va subito nel circolo, va nel sangue, rialza i livelli di zuccheri nel sangue, impedisce che si attivi la fase di consumo delle proteine, blocca quindi il rischio, dà una botta di energia che consente a questi uccelli di ripartire e consente di fare tutto quanto questo in pochissimo tempo. Quindi la durata della sosta non viene influenzata significativamente e loro hanno risolto veramente molti dei loro problemi in una sola botta e semplicemente andando ad alimentarsi ai fiori. Vedete questa sterpazzolina? Questa cosa strana che ha sul becco non è altro che nettare e polline agglutinato. Tanto questo animale è andato a bere il nettare nei fiori. E non vanno a catturare gli insetti che sono nei fiori, vanno proprio a bere il nettare. Tra l'altro, questa è stata una prima dimostrazione di un utilizzo molto importante del nettare da parte degli uccelli in tutto il Paleartico. Tra l'altro, se siete appassionati di osservazione degli uccelli e di fotografia degli uccelli, io vi posso assicurare che in Europa un posto come Ventotene, dove uno si mette davanti a una pianta di ferula, sta fermo lì, senza doversi manco nascondere, e ti vengono davanti 10 beccafichi, 5 rigogoli, non so quanti lui verdi, sterpazzo e sullo stessa infiorescenza, è una roba incredibile, incredibile. Quindi siamo andati poi oltre, naturalmente, perché questa storia è troppo bella, e abbiamo dimostrato come proprio la glicemia degli uccelli che mostrano di essersi alimentati ai fiori è più alta di quelli degli uccelli, di quella degli uccelli che non si sono alimentati. Per cui è proprio vero che gli uccelli vanno ai fiori per bere il nettare, per acquisire lo zucchero che gli tira sulla glicemia e blocca il rischio della famosa fase metabolica 3, cosiddetta. E naturalmente questa storia, questa storia è andata ancora avanti, adesso non ho tempo, però ci siamo messi a chiederci quale fosse il vantaggio delle piante. Perché per le piante produrre il nettare costa energia. Per cui tutti questi uccelli che si bevono tutto sto nettare, cioè il vantaggio delle piante qual è? Non è che le piante sono i distributori gratis dello zucchero. Quindi ci deve essere un vantaggio anche per le piante. Allora abbiamo preso delle piante, le abbiamo chiuse con delle gabbie di rete che consentivano agli insetti di passare ma non agli uccelli. E abbiamo poi raccolto i semi delle piante chiuse agli uccelli, delle piante aperte agli uccelli, li abbiamo coltivati sperimentalmente e abbiamo visto che le piante che potevano essere state visitate dagli uccelli producono di più delle piante che invece sono state escluse dagli uccelli. Il che, non sorprendentemente, suggerisce una cosa estremamente affascinante, che però è molto difficile da dimostrare, però noi con la testa siamo ancora lì, di coevoluzione, quindi tra piante ed uccelli. Bene, ma adesso vi porto un attimo in Africa perché abbiamo noi dimostrato anche
che la famosa differenza le specie grasse, le specie medie, le specie magre ha a che fare con quello che succede in Africa, per cui gli uccelli che in Africa hanno trascorso l'inverno nelle foreste hanno condizioni peggiori rispetto a quelli che hanno trascorso l'inverno negli ambienti aperti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che gli uccelli che hanno fatto l'ultimo pieno di energia nelle foreste dell'Africa equatoriale prima di partire hanno avuto una distanza maggiore da percorrere rispetto a quelli che invece in grado di alimentarsi negli ambienti aperti anche predesertici si sono alimentati ampiamente appena prima di partire per l'attraversamento del Sahara. Quindi questa è una prima cosa che ci richiama il mutamento climatico, perché evidentemente il mutamento climatico sta ampliando il deserto del Sahara, la crisi legata alla sovrappopolazione umana sta portando all'utilizzo delle foreste in maniera sempre più importante e quindi le barriere che gli uccelli debbono attraversare diventano sempre più ampie. A questo punto diciamo io chiuderei facendo una raccontandovi una storia bella legata al mutamento climatico. Il mutamento climatico sta colpendo tutti gli ecosistemi più o meno. Anche sentivo in questi giorni nel congresso americano si rifanno spazio quelli che dicono i negazionisti totali del mutamento climatico. Adesso sta per cominciare la conferenza a Parigi in cui verrà fuori di nuovo il negazionismo in maniera secondo me molto palese, però gli uccelli migratori essendo così legati alla stagionalità invece sono delle sentinelle molto importanti dei potenziali effetti del mutamento climatico. Vi racconto una storia di rondini e vi racconto che le rondini in autunno, stiamo parlando della migrazione autunnale in questo caso, le rondini partono dalla Europa settentrionale e man mano che si spostano verso sud, prima di partire per il volo attraverso il Mediterraneo e quindi attraverso il Sahara per arrivare fino in Sudafrica, ingrassano, quindi fanno diciamo progressivo stoccaggio di risorse energetiche. E noi abbiamo, io mi sono trovato a essere il presidente dell'organizzazione europea dei centri di allenamento che si chiama Euring, abbiamo lanciato un progetto sulla rondine, abbiamo coinvolto moltissimi siti, moltissimi paesi e abbiamo dimostrato questa cosa estremamente interessante che adesso vi descrivo. Abbiamo considerato solo rondini inesperte, giovani rondini che migrano da sole per la prima volta e abbiamo studiato le condizioni di partenza fisiche di rondini che partivano dalla penisola iberica meridionale e dall'Italia meridionale. Abbiamo trovato che quelle che partivano da qui, dalla penisola iberica meridionale, partivano essendo più magre rispetto a quelle che partivano invece dall'Italia meridionale. E non era perché quelle che partivano dall'Italia meridionale mangiavano la pasta e quelle altre no. Era perché, come la statistica ci ha dimostrato, c'era una correlazione diretta tra le condizioni, la quantità di risorse, diciamo di pieno di benzina che questi uccelli facevano prima di partire verso una migrazione che non avevano mai fatto, per attraversare un mare che non avevano mai visto e un deserto che non avevano mai visto, era spiegata dalla diversa distanza, l'ampiezza del mare qui piuttosto che qui e l'ampiezza del deserto qui piuttosto che qui. Quindi barriere ecologiche che uccelli non hanno mai visto prima nella loro vita sono così importanti e scritte nei loro geni da influenzare la quantità di energia che gli uni e gli altri sanno servirà loro per attraversare queste barriere. Allora, qual è la riflessione che dobbiamo fare? Se le barriere si ampliano a causa nostra e a causa del mutamento climatico, noi ci troviamo con degli animali che non potranno mai sapere e soprattutto i tempi della selezione naturale non potranno mai essere rapidi come quelli dell'uomo nel modificare l'ambiente. E
Vedete ad esempio come era il limite delle foreste 6.000 anni fa e come è il limite delle foreste adesso. Il limite delle foreste evidentemente si spinge molto verso sud, questa barriera si sta ampliando in maniera molto molto rapida per questi uccelli. Allora ci siamo andati a chiedere che cosa le rondini stiano cercando di fare per risolvere questo problema. E abbiamo noi la fortuna di avere, tutti i centri di allevamento europei hanno sempre mandato e unito i loro dati di segnalazione di uccelli inanellati in una banca dati unica a livello europeo, che è un caso unico a livello mondiale, che attualmente ospita più di 11 milioni di ricatture di uccelli inanellati. E in sintesi quello che abbiamo dimostrato è che le rondini, loro lo sanno che il mutamento climatico c'è. Che cosa succede con il mutamento climatico? Succede questo. In condizioni, diciamo, naturali, gli uccelli hanno costruito e scelto un momento in cui migrare e in particolare un momento in cui arrivare, diciamo, a casa, che gli assicurava il fatto che nel momento in cui loro avessero avuto bisogno di più cibo, cioè quando avevano i piccoli nel nido, ci fosse il picco del loro cibo preferito. Balia nera, bruchi delle querce, questo è stato il modello studiato di più dagli olandesi. Che succede? Che adesso con le primavere più calde le querce tirano fuori le foglie prima, quindi i bruchi si sviluppano prima. E quindi le balie nere che continuano ad arrivare sempre nello stesso momento si trovano in ritardo rispetto a quello che è stato un picco troppo precoce da una prospettiva della balia nera del loro cibo preferito. Quindi le balie nere in queste zone dell'Olanda stanno scomparendo, sono scomparse negli ultimi 30 anni di oltre il 90%. Perché non trovano più alimento per crescere i loro piccoli. Quindi quello che gli uccelli stanno disperatamente cercando di fare è compensare per questo disallineamento stagionale, diciamo. E come fanno? Cercano di partire prima, cercano di arrivare prima, oppure, come noi abbiamo dimostrato, grazie appunto al fatto che abbiamo potuto analizzare dati di 120 anni, 120 anni di dati di rondini, abbiamo dimostrato che entrambi ci sono in Africa due gruppi, diciamo, principali di popolazioni che svernano, quelle dell'Europa più nord-occidentale svernano in Sudafrica, quelle dell'Europa più centrale, comprese le italiane, svernano in Centro Africa, nell'Africa, diciamo, centrale equatoriale. Ho fatto un disastro. Scusate un attimo, abbiate pazienza che adesso siamo, ecco qui. Ok, non è questo che vuole, non lo so, diciamo di no. Abbiamo dimostrato che entrambi questi gruppi di popolazioni, che cosa stanno facendo in questo quasi secolo? Si spostano i loro quartieri di svernamento verso nord. In questo modo loro abbreviano la distanza complessiva di migrazione che dovranno compiere in primavera per tornare a casa. Ma questo è un problema però, perché le rondini si alimentano di insetti che volano in aria e in Africa il numero, l'abbondanza di questi insetti è correlata all'umidità, quindi climi più umidi, più insetti che volano, più cibo per le rondini. In entrambi i casi, sia le rondini del Sudafrica sia le rondini del Centro Africa, spingendosi progressivamente più verso nord, stanno accettando di andare a svernare in climi più aridi con meno cibo a disposizione. Quindi questa chiacchierata finora, che però direi forse fermiamo qui, perché se qualcuno vuole fare qualche domanda, forse, non so se vi ho ucciso abbastanza, sono delle prove, diciamo, certe del fatto che
Questi uccelli sono veramente le sentinelle del mutamento climatico globale. Il mutamento climatico globale sta avvenendo, e come, ai noi e ancor più ai quelli che verranno dopo di noi. E secondo me, da parte nostra, sarebbe intelligente andare a seguire e utilizzare questi termometri per capire che sta arrivando un'influenza, piuttosto che dover aspettare di avere la febbre a 41. Ma come noi siamo abituati a fare, mi pare, a livello globale, invece aspettiamo che la febbre sia a 43, quando cioè non si può fare più niente, no? Per cui è chiaro che il legame fortissimo, l'influenza fortissima che la stagionalità dei fenomeni ha sulla condizioni ecologiche, influenza moltissimo i migratori. Però se voi eventualmente credete, io vi potrei anche raccontare un minimo di storia, una storia forse un po' meno tragica, che ha a che fare con una nostra esperienza diretta, che magari può essere anche un messaggio, diciamo, di speranza, e riguarda una cosa che io ho fatto a Ventotene e che poi abbiamo tradotto anche in altre isole e che si sta facendo sempre di più, e che ha a che fare con un tentativo di cambiare le mentalità. Questa è una foto che io ho fatto a Malta molti anni fa, che mi aveva, questa, la scritta su questo muro mi aveva completamente folgorato, cioè voglio dire, è incredibile. Quella che è la caratteristica del rapporto tra gli uomini e gli uccelli nel Mediterraneo è un caso unico a livello mondiale, però voglio dire, purtroppo questo atteggiamento è un atteggiamento frequente alle nostre latitudini, frequente nei nostri paesi mediterranei, frequente nel nostro paese. In particolare, quando io sono arrivato a Ventotene, mi sono trovato confrontato con una situazione abbastanza complicata. Ai tempi della corte di Giulio Cesare, le quaglie per la corte di Giulio Cesare venivano in gran parte catturate a Ventotene. Quindi noi ci siamo presentati con i nostri anellini, le nostre reticelle, in un posto dove la gente ha magnato, catturato, massacrato, sparato uccelli da, insomma, un certo numero di secoli. Quindi c'erano trappole in tutti i giardini, c'era quello che c'è purtroppo ancora adesso in molte isole del Mediterraneo. Qui vedete un esempio, me lo sono fatto ricostruire apposta, di una classica schiaccia fatta a Ventotene con due cose, tutte e due alloctone, cioè il fico d'India e l'arundo, però veniva scavata una piccola depressione nel terreno, qui veniva messa una paletta di fico d'India, un pezzo, tre pezzi di arundo, e qui veniva attaccato una larva di questa specie che depone le uova proprio nelle arunde, ucarulo in dialetto ventotenese, e gli uccelli praticamente venivano, l'uccello che prendesse questa tarma faceva scattare questo meccanismo e la paletta cadeva e schiacciava l'uccello, non lo uccideva, e in questo modo poi era possibile recuperare questo animale. Un'altra tecnica, aveva la paletta fatta non, vedete, come fico d'India, ma con una specie di graticciato di arundo anche lì, perché questo consentiva di accorgersi se per caso uno avesse preso una verla, perché se si fosse presa la verla sarebbe rischiato di essere beccati, e quindi sarebbe stata ancora più rapidamente uccisa schiacciandogli la testa. E questa è la situazione che noi ci trovammo quando arrivammo. Io organizzai una proiezione di diapositive la terza sera a scuola e poi convinsi la maestra a portare i bambini a vedere quello che noi facevamo e cominciai a far liberare gli uccelli nellati a questi bambini di Ventotene. Questa è stata una totale rivoluzione. Questi bambini, che erano abituati ad aver visto i genitori che schiacciavano la testa degli uccelli
continuamente, loro stessi erano stati addestrati a schiacciare la testa degli uccelli, il fatto di avere questi uccelli che loro potevano prendere e liberare li ha colpiti veramente moltissimo. Dopodiché, siccome soprattutto in quegli anni Ventotene sfruttava molto la primavera per il turismo scolastico, io ho immediatamente invitato alla nostra stazione di allenamento tutti gli operatori che avevano scolaresche che visitavano l'isola, la quale è ricchissima anche di beni storici. Ventotene è un'isola incredibilmente ricca di tutto, diciamo. E questa cosa qui è stata veramente una roba incredibile, devo dire. Che cosa è successo? È successo essenzialmente che noi abbiamo proposto a questi bambini un'esperienza diversa, semplicemente. E ai loro genitori invece la consapevolezza che questa nostra presenza poteva avere un aggancio con il turismo. Quindi queste cose sono andate avanti e si sono sviluppate molto e hanno lasciato dei segni tangibili, perché quando poi noi subito dopo, nei primissimi anni, siamo spostati nel posto migliore dell'isola per l'arrivo degli uccelli, che era anche quello più famoso per la caccia alle tortore, che si chiama Punta dell'Arco, vedete le vecchie pale di fico d'India di Punta dell'Arco di quegli anni avevano ancora tutte quanti le cicatrici dei pallini durante, perché lì c'era una caccia alle tortore in arrivo veramente impressionante. E se poi uno ormai, anche queste foglie vecchie ormai non ce ne sono quasi più, però se voi adesso venite a Punta dell'Arco a Ventotene le foglie sono tutte quante completamente intatte. Questo perché è stato lo stesso comune di Ventotene a chiedere, caso unico, che l'intera isola diventasse una riserva naturale, che la caccia venisse completamente vietata, perché gli abitanti dell'isola, compresi i cacciatori, i quali erano direttamente e indirettamente tutti quanti legati all'attività turistica, avevano capito molto bene che per loro conveniva di molto vendere, tra virgolette, gli uccelli vivi a tutti questi turisti che venivano, piuttosto che pochi cacciatori che ormai ancora loro riuscivano a far entrare nelle loro case per svolgere un'attività di caccia che era ormai, tra l'altro, completamente illegittima. E allora poi a me mi venne un'altra idea. Questa è il versante nord di Ventotene, qui c'era questo rudere di un edificio che apparteneva alla Marina Militare, che veniva utilizzato come stazione radio durante la guerra. Mi è venuta l'idea di ho pensato, ma perché non farne un museo della migrazione, un osservatorio ornitologico? Quindi ho fatto un progetto, l'ho presentato, non è stato approvato, dopodiché al secondo round con un docup è stato approvato, con un finanziamento misto regionale e comunitario. È stata inaugurata questa cosa nel 2006, c'è stata una grande partecipazione locale. Questo è un piccolo museo sulla migrazione degli uccelli, dove non ci sono uccelli imbalsamati, ci sono modelli ricostruiti in scala 1-1 e visitabile sempre tutto quanto l'anno. Ed è soprattutto adesso un punto di orgoglio per i ventotenesi, perché dicono loro che solo noi abbiamo un museo della migrazione, che è vero, voglio dire. Per cui è un classico esempio di come si possa, secondo me, coniugare la conservazione e la conoscenza. La conservazione, a mio avviso, funziona soltanto se si basa su una conoscenza scientifica solida, perché la conservazione per troppo tempo si è basata comprensibilmente, primariamente sulle emozioni. Questo è quello che ha spinto tutti quanti noi da bambini, voglio dire. Però ormai non è, cioè, voglio dire, adesso bisogna avere un approccio che massimizzi la speranza che i pochi fondi disponibili alla conservazione poi si traducono in risultati, e non sempre questo succede quando ci si basa solo sulle emozioni. Magari si aumenta un po' di più questa percentuale di probabilità se ci si basa sulla scienza. E questo è indispensabile anche per capire quelle che sono le esigenze primarie di questi animali che noi vogliamo conservare, perché noi li vogliamo conservare per l'interesse comune, diciamo, il loro in primis, ma come poi abbiamo visto anche il nostro, sono cose che
da questo punto di vista coincidono. Chiudo per dirvi che se soffrite di insonnia, sul web è completamente disponibile le 1400 pagine dell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia, dove abbiamo analizzato dati di quasi un secolo, abbiamo analizzato quasi 300 specie, e ci sono tutte le rotte di migrazione che riguardano il nostro meraviglioso paese, che comunque rimane un ponte, diciamo, attraverso il Mediterraneo. Molte altre cose si sarebbero potute dire, ma magari un'altra volta, perché altrimenti la facciamo troppo tarda. E ovviamente, se qualcuno di voi è ancora sveglio e ha voglia di fare qualche domanda, qualche osservazione, io sono qui a disposizione. Grazie. Aspettiamo un attimo che accendano le luci, poi se c'è qualcuno alzi la mano. Guarda, non c'è nessuno che dorme. Bene, chi è il primo coraggioso? O coraggiosa, naturalmente. A me è piaciuto parecchio, a parte che già un po' conoscevo la faccenda, però ci ha fatto viaggiare bene Fernando stasera. Prego, volevo sapere se ci sono degli studi sulle migrazioni in tempi tipo 12 anni fa, quando c'erano le glaciazioni. Immagino che non sia possibile studiarle. Sì, questa è una domanda estremamente interessante per due ragioni. Allora, primo, la risposta è no, nel senso che non ci sono studi, come dire, mirati a questa problematica. Ci sono però evidenze di rotte di migrazione. Per esempio, ci sono evidenze di rotte di migrazione ormai scomparse. Nelle tombe egizie, dove ci sono molte testimonianze di attività di cattura di uccelli con diverse tecniche, diversi tipi di reti, trappole, ci sono delle testimonianze straordinarie, insomma. Il nido è sempre stato un asse portante della migrazione, importantissimo, perché come adesso, allora, e probabilmente ancora di più allora, il nido veniva utilizzato da numeri enormi di uccelli che preferivano seguire l'asta del fiume piuttosto che attraversare il deserto. E tra queste testimonianze c'è la conferma, perché è ripetuta, della presenza regolare di specie che noi invece non arrivano più al nido, come per esempio il classico esempio è l'oca collo rosso. L'oca collo rosso, che non si spinge assolutamente più fino a Nord Africa, evidentemente in quelle epoche era una visitatrice regolare. Ci sono poi numerose altre indicazioni da tante fonti, tradizioni, disegni, sculture, pitture in diverse civiltà. Ma questo, le dico che la sua domanda è molto interessante, perché a livello globale è nato già un nuovo strumento di conservazione, uno potrebbe dire l'ennesimo, che si chiama IPBES, che vuol dire Piattaforma Intergovernamentale per la Protezione dell'Ambiente e dei Sistemi e dei Servizi Ecosistemici. Questo IPBES dà un profilo molto alto al cosiddetto conoscenza indigena, questo Indigenous Knowledge. E io ho proposto un progetto IBES sull'Indigenous Knowledge che partiva proprio dall'andare a mettere insieme tutte le informazioni storiche, culturali sulla Flyway, in questo caso avevo selezionato quella occidentale, quindi quella delle Americhe, diciamo, perché queste potessero essere unite e potessero poi essere confrontate con quella che è la conoscenza scientifica attuale, perché di fatto la conoscenza indigena è una fonte di conoscenza che viene da periodi in cui la scienza ancora non esisteva come noi la conosciamo adesso, volendo, no? E siccome in molte culture gli uccelli migratori, non solo gli uccelli, però molti uccelli migratori rappresentavano una fonte di proteine, di alimento molto importante, ci sono moltissime testimonianze e moltissime conoscenze. Per esempio,
noi abbiamo stimolato il fatto che a Ventotene i bambini delle scuole abbiano fatto interviste a tutti quanti i vecchi del paese e abbiamo fatto la guida all'identificazione degli uccelli a Ventotene con tutti i nomi dialettali, le ricette, come si facevano ad acchiappare, se c'erano metodi di caccia specifici. Abbiamo scoperto delle cose pazzesche. C'era un metodo di caccia specifico dedicato solo all'occhione, che io in 28 anni a Ventotene ne ho visti due, per dire, no? Quindi sì, è un mondo completamente affascinante che non è stato ancora, secondo me, scientificamente esplorato. Altro? Dai, su, corretto. Prego. Ho letto che il campo magnetico, cioè si accorgono del campo magnetico attraverso dei cristalli che hanno nel becco, però l'ho letto. Sì, sì. Ci sono diverse ancora teorie, la risposta definitiva non è stata ancora data. Ci sono delle ipotesi che adesso collocano, cioè alcuni sostengono nel becco, altri nell'occhio. E ci sono alcuni che sostengono che ci siano delle sorte di cellule che contengano dei granuli di una sostanza simile alla ferritina, che quindi sia sensibile al magnetismo, e questa cosa qua li aiuti nel captare il campo magnetico. Storbi, secondo me erano storbi. Dunque, adesso lo storno adesso è in una fase comunque già gregaria, ampiamente gregaria, e già fa dormitorio, per cui per esempio è assolutamente normale già adesso all'imbrunire vedere anche numeri molto molto alti di uccelli che però non sembrano seguire proprio una rotta di migrazione, perché non stanno migrando. Dopodiché è chiaro che lo storno migra, e come, è un migratore molto importante. Tra l'altro il fatto che lo storno migri è una delle ragioni che rendono così complicata la gestione dello storno, perché lo storno ovviamente viene lamentato essere fonte di danni per diverse pratiche culturali, no? Per esempio in Italia parliamo delle vie dei vigneti e parliamo degli uliveti, e quindi tutti invocano gli abbattimenti degli storni, la caccia allo storno, eccetera. Purtroppo lo storno, che è una specie molto ampiamente distribuita, ha una situazione molto interessante e altrettanto complessa, cioè le popolazioni settentrionali, l'Europa settentrionale, sono messe malissimo, le popolazioni dell'Europa meridionale sono messe molto bene. Quindi i cittadini elettori dei paesi dell'Europa settentrionale ci tengono agli storni, i cittadini elettori dei paesi mediterranei vorrebbero che questi storni venissero cacciati in tutti i modi. E questa caccia dovrebbe avvenire nei periodi in cui c'è la caccia, cioè dall'autunno fino a, diciamo, al tardo inverno. Peccato che quelli siano i periodi in cui gli storni, che stanno messi male nel nord Europa, vengono qua. E loro sono messi male lassù, ma comunque sono in numero enormemente superiore a quelli che sono alle nostre latitudini, perché la storia dello storno alle latitudini più basse europee è una storia recente. Per cui in inverno, a dicembre, se tu spari a 10 storni, la probabilità che ne hai beccato uno italiano è molto bassa, mentre invece la probabilità che tu ne hai beccati molti dai paesi in cui lo storno è messo male è molto alta. Per cui questo è un classico esempio di quanto sia complicato gestire, io avevo anche tutta una parte legata alla caccia ma ci portava troppo lontano, gestire i migratori. Soprattutto quando si parli di una stessa specie, ma con popolazioni che tra loro hanno delle situazioni di conservazione molto diverse. Quindi è veramente complicato. Ed è complicato perché quando uno stesso animale, uno stesso uccello, nel suo ciclo annuale
visita anche 5, 6, 10, 15 paesi diversi, sta bestia che non si accorge di aver sorvolato l'ennesimo confine politico si trova a suo malgrado ad essere assoggettata a numero X di normative diverse. Allora, se noi vogliamo conservare questi uccelli, ma anche utilizzarli in maniera sostenibile, per esempio attraverso la caccia, bisogna comunque mettersi d'accordo, perché altrimenti non è che gli stormi che sono qui adesso sono italiani, no, non sono italiani. D'altra parte, la ragione per cui la prima normativa ambientale che l'Unione Europea ha mai concepito si chiama direttiva uccelli, semplicemente perché i paesi del nord Europa erano abbastanza stufi di investire tempo e risorse per conservare gli uccelli nelle zone di nidificazione, perché poi gli stessi uccelli venissero massacrati quando scendevano qui da noi nel Mediterraneo durante l'inverno e in migrazione. Ce l'ha ancora tutti e tre usati, fortunato. No, ce li hanno attaccati. No, no, lo so, lo so. Sì, sì. Dunque, entrambe le cose, naturalmente c'è la mortalità, naturalmente non funziona come da noi che la casa dei genitori va ai figli. C'è forte competizione, costruire un nido per un balestruccio è uno sforzo energetico imponente. E, tra l'altro il balestruccio, che è peraltro l'uccello che, con il quale io ho iniziato quando ero veramente un bambino, perché anche mia nonna aveva due nidi di balestruccio e io passavo le giornate a guardarli, il balestruccio è una bestia incredibile, la femmina di balestruccio costruisce nidi il cui volume correla con il numero di uova che questa femmina farà. Che vuol dire? Che la femmina lo sa quante uova farà, per cui decide di costruirlo più o meno grosso. Incredibile. No, entrambe le cose. Nella rondine comune, che è molto più facilmente studiabile, c'è una forte filopatria soprattutto dei maschi, quindi i maschi hanno una dispersione, la dispersione riproduttiva e la distanza tra i siti di due successive nidificazioni. Quindi, per esempio, nella rondine comune, il maschio essenzialmente torna tutte le volte che può alla stessa identica colonia, in molti casi allo stesso nido. Tant'è che in molti casi si può dare, viene dato come morto, un maschio che non ritorni l'anno successivo. Le femmine no, sono molto più farfallone e loro disperdono di più. Quando parlava dell'esempio di New York, delle due specie che sono state suddivise, messe una nel planetario. No, la stessa specie. Loro praticamente, da quello che ho capito, dovrebbero avere tre bussole interne per seguire. Vuol dire che hanno anche una preferenza nel quale seguire se la stessa specie è andata in due direzioni diverse, tipo Asia. Molto bene, molto ottima domanda. Molto vero, sì, sì. La innata in quel caso lì per loro era la stellare, evidentemente, perché è probabile che l'ontogenesi, diciamo l'attivazione di quella magnetica, richieda di più il fatto che questo animale si muova, mentre invece quella era una scelta che loro facevano senza muoversi. Io volevo sapere, ad esempio, degli individui di Ardeidi come magari la garzetta, perché alcuni individui rimangono stanziali e altri invece migrano? Un'altra bellissima domanda. Tu hai toccato un argomento di estrema attualità, che è quello della migratorietà parziale. È sempre più frequente il fatto di trovare specie. Allora,
il adesso non c'è stato tempo oggi, però l'irrequietezza migratoria che vi dicevo prima è una misura che si può fare sui singoli soggetti. Quindi tu prendi tre fratelli di capi nera, li metti in tre gabbie, queste gabbie hanno dei registratori di attività, tutte le volte che un uccello salta da un postatore all'altro il computer conta uno, eccetera, eccetera. E tu hai modo di misurare il tasso di migratorietà del singolo individuo. Peter Berthold, che è questo celeberrimo ricercatore tedesco che ha svelato tutti questi misteri, ha lavorato molto sulla migratorietà parziale. Quindi lui ha trovato in Camargue, in particolare in Francia, una popolazione di capi nere nelle quali una parte migrava e una parte non migrava. Io ho studiato la genetica della migrazione di una popolazione di capi nere di Modena, dimostrando per la prima volta che in questa popolazione di Modena tutti migrano, ma una parte migra su breve distanza e una parte su distanza molto più lunga. Allora, qual è il senso di questo? Se una popolazione è furba al punto tale da avere una componente degli individui che migra, una componente che non migra, se arriva il nevone terribile dell'inverno chissà che, mi accoppa tutti quanti quelli che non hanno migrato. Quindi se tutti non migrassero, la popolazione verrebbe cancellata. Io ho sempre la parte di quelli che hanno migrato, e viceversa, se succede un disastro della siccità del Sahel e quegli altri muoiono tutti, io ho questi. E Berthold che cosa ha fatto? A partire da una popolazione che era costituita, se non ricordo male, dal 34% di residenti e il resto migratori, descrivendo la quantità di istinto migratorio nei singoli individui, lui ha finto di essere la selezione naturale, quindi sempre gli inverni freddi piuttosto che sempre la siccità del Sahel, e ha selezionato e accoppiato migratori con migratori e non migratori con non migratori. Da questa popolazione mista, lui in 5 generazioni, cioè niente, è arrivato a 2 popolazioni rappresentate da 100% migratori e 100% non migratori. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la migratorietà parziale è una strategia che molte specie adottano per avere, diciamo, due piedi in due scarpe. Comunque vada, una parte del mio pool genico viene mantenuto e il pool genico dell'individuo che io misuro essere migratore comunque dentro c'è il mio pezzetto di non migratorietà. Questa è la ragione per cui, ma tu sei giovane, ma nell'inverno dell'85 la componente delle garzette non migratrici della popolazione della Camargue, che era quella loro più studiata, venne completamente cancellata dalla mortalità di quell'inverno. Questo è stato un esempio proprio classico, pratico, insomma, di questo che succede a livello di selezione naturale. Io vorrei chiedere una cosa. Sono nati prima gli uccelli o sono nate prima le migrazioni? Cioè, come si sono evolute le migrazioni negli uccelli? Dunque, dicono che le Speornis già migrasse nuotando, per cui la stagionalità dei fenomeni c'è sempre stata. È molto, molto probabile che le glaciazioni abbiano avuto un ruolo importante nel spingere areali riproduttivi e poi con il ritrarsi dei ghiacci questi areali si siano riespansi. Di sicuro quello che si pensa che la migrazione sia stata una risposta adattativa che nella vita degli uccelli si sia presentata, probabilmente comparsa e scomparsa più volte a seconda del variare delle condizioni. Però diciamo potremmo dire che la migrazione è sempre stata una componente della vita degli uccelli. Peraltro, se noi pensiamo anche da una prospettiva, per esempio, di Convenzione di Bonn, quindi tutti gli animali migratori, ma cioè noi che siamo abituati primariamente agli uccelli, ma se uno pensa ai pesci, agli squali, ai pipistrelli, a moltissimi, persino mammiferi,
terrestri, la migrazione è una risposta estremamente frequente. Quindi probabilmente il movimento è un qualche cosa che evidentemente non costa più di tanto, perché il vantaggio è enormemente superiore. Se noi pensiamo, per esempio, che noi consideriamo uccelli nostri degli uccelli che sono di fatto gli uccelli africani, cioè il rondone non sarà mica un uccello europeo. Il rondone è un uccello africano al quale capita di farsi un voletto da ste parti, sparare due uova, starci insieme il più breve tempo possibile e poi cavarsi. Il totano moro non sarà mica un uccello europeo, cioè la femmina arriva, depone quattro uova, quel gonzo del marito gliele cova, lei nel frattempo va con un altro, l'altro gonzo si mette a covare altre, lei poi se ne va, fa la muta e poi se ne va per i fatti suoi, senza curarsi più né dei mariti, i gonzi, né tantomeno dei figli. Cioè, sono animali che stanno qui da noi proprio lo strettissimo indispensabile. Sì, e per loro, sai, il fatto che ormai si parlava prima dei dati sui rondoni tratti da questi geolocalizzatori, no? Con la conferma misurata che questi uccelli stanno in aria senza posarsi 264 giorni. Cioè, è una cosa, secondo me, completamente pazzesca. Però per uno di questi uccelli venire dall'Africa equatoriale qua, cioè, ma chi c'è questo? Non manco se ne accorge. In due giorni è qua. Cioè, i rondoni tedeschi studiati nel lago di Costanza, quando era brutto tempo, andavano ad alimentarsi in Slovenia, si alimentavano, stavano 4-5 giorni in Slovenia, facevano questo bolo pazzesco di insetti e saliva, e tornavano a questa schifezza e davano ai piccoli. Per cui, insomma, in Slovenia, così. Cosa ce la facciamo anche così, però c'è questa nostra cosa. Sì, certo. Quando si parla di migrazione, la prima cosa che viene in mente è: ma come fanno a fare tanti chilometri? E parte lei ha risposto. Un'altra domanda che viene in mente subito dopo: ma come fanno a mantenere sempre quella rotta? E lei ha risposto. Poi c'è una terza domanda, più banale, ma abbastanza pericolosa: come fanno a non tamponarsi? Allora, è stato studiato negli storni, soprattutto, tra l'altro, in maniera molto rilevante da un ricercatore italiano, da Claudio Carere. Pare che negli storni ciascuno storno segua quello che fanno i tre storni a lui più vicini. E in questo modo loro riescono ad avere questi movimenti uniformi di numeri di uccelli enormi, come lei avrà visto. E questa è tutta una risposta antipredatoria, perché se voi andate a Roma, alla stazione Termini, andateci, perché c'è questo spettacolo dei pellegrini, dei falchi pellegrini e dei gabbiai reali, che adesso ho imparato molto bene a catturare gli storni in volo. È uno spettacolo strepitoso. Però una delle risposte più efficaci alla predazione è il fatto che il predatore deve comunque, sono due cose che loro fanno. Uno è questo atteggiamento che si chiama comportamento cosiddetto allelo mimetico, cioè io mi nascondo in mezzo agli altri, perché il predatore non è che spara una fucilata e dice qualcuno prende, no, lui deve a un certo punto decidere quale andare a prendere, e questa è la cosa che allora prendo quello, cioè alla fine lui si confonde. E l'altro è il fatto che il predatore, una volta che ha puntato un animale, deve in qualche modo decidere la propria traiettoria nei confronti della traiettoria della potenziale preda. Se questa preda gli gira a 90 gradi, è chiaro che la cosa diventa più difficile. Però sì, nel carine è estremamente difficile, perché adesso soltanto con dei software particolari che riescono a gestire le immagini e i movimenti ci si sta cercando veramente di arrivare a filo di come fanno, perché è una cosa incredibile. Quando uno parte gli storni è roba da ridere, ma se uno guarda un branco di limicoli, i limicoli poi vanno veramente molto molto più veloci degli storni, eppure hanno questi cambiamenti repentini di traiettoria incredibili. Beh,
a me viene in mente quando ho fatto il servizio militare che si marciava, quando c'era il sergente che dava l'ordine di girare a destra, c'è sempre questo fatto che girava a sinistra e viceversa. Sì. E si andava a 5 km l'ora più o meno, certo. Più forti, e non si sbagliano mai, insomma. Certo, certo. Però in un branco, in uno stormo di stormi, se qualcheduno o comunque lo stormo decide di girare tutti a sinistra e c'è uno che gira a destra, magari il pellegrino se la piglia subito, così la questione la risolve. Va bene, se non ci siamo, se non ci sono altre curiosità, direi che la siamo. Grazie. Io una cosa riguardo al Nardallo e che ha detto che è meno distrutto. Sì. Quella oasi, quel paradiso per i limicoli, che buco lascia delle specie che si estingueranno? Dunque, la cosa che preoccupa, allora, il Mar Giallo è una zona di alimentazione la più importante lungo la costa australasiana, diciamo. Ci sono dei modelli che prevedono rischi per una serie di limicoli del gruppo dei Numenius, diciamo. Oggi la specie sicuramente più a rischio è il limicolo, è uno degli uccelli più a rischio al mondo, sicuramente il limicolo più prossimo all'estinzione, e questo piropiro becco a cucchiaio, l'Eurinorhynco pigmeo, che è una specie di gambecchio con questo meraviglioso becco da mestolone. Lui se ne sta andando molto molto velocemente, è uno specializzato nidificante della tundra della Siberia orientale che sverna in Myanmar, quindi nel sud-est asiatico. I problemi principali sono il riscaldamento globale nella tundra, le interazioni con le volpi artiche, c'è il problema del Mar Giallo e poi nelle zone di sterramento in Myanmar la caccia. Quindi sicuramente l'Eurinorhynco potrebbe essere uno di quelli che subito paga di più di tutti il Mar Giallo. Adesso la UCN, la CMS, insomma una serie di organismi di conservazione si stanno muovendo, ma non è che quelli riaprono la vetiga delle sette coda. In più ci sono dei filmati su YouTube assolutamente spaventosi, perché quelle zone che vengono comunque sfruttate molto a livello di piscicoltura estensiva a tutti i livelli si caratterizzano per l'utilizzo adesso di chilometri, di un numero non si sa quanti chilometri, di reti di nylon che vengono tese per catturare gli uccelli e vengono lasciate tese praticamente tutto l'anno, anche quando di passo ce n'è poco, per cui sono queste immagini veramente terribili. E anche lì il numero di uccelli che muore in questo modo è non stimabile, semplicemente. Però è una cosa probabilmente persino inferiore rispetto alla cosa che è venuta fuori, la ultima, lungo la costa mediterranea dell'Egitto, ci sono circa 700 chilometri di costa che sono coperti quasi integralmente, sbarrati quasi integralmente da reti color sabbia che vengono tese subito a ridosso della spiaggia per catturare le quaglie, ma che di fatto catturano tutto. Quindi come CMS abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro, però adesso la situazione in Egitto è quella che è, per cui si è adesso unito anche quest'altro problema. Sono stati mandati due team da BirdLife International, aspettiamo il loro report, però il numero di uccelli che muoiono in quel modo è semplicemente non stimabile. Molti, molti, molti milioni, quanti non si sa. Se esistono gli uccelli, ha impatto non solo sulla batteria, ma anche sugli operatori che si Beh, la perdita di una specie è una perdita comunque di una specie per sempre, per un ecosistema. Dopodiché, ovviamente, uno dice: ma io spero il mio rinco, ma chi l'ha mai sentito? No, mai visto, non lo vedo mai. Pure se si estingue il mio rinco, a me che mi cambia. Purtroppo è l'errore proprio lì, e poi quando l'equilibrio veramente va in crisi, dopo te ne accorgi che era meglio quando c'era anche l'Eurinorhynco, anche se tu non l'avevi mai visto, però magari te ne accorgi un po' troppo tardi.
è sempre il fatto di decidere se convincersi che c'è qualcosa da fare prima che sia troppo tardi, oppure decidere sempre stolidamente come noi facciamo dopo che è di molto troppo tardi. Però noi ci proviamo. Bene, ringraziamo molto molto vivamente. Prima che andiate via, mi sono dimenticato l'altra scossa e mi stavo dimenticando ancora. Lateralmente all'ingresso ci sono dei disegni molto belli che sono di quel signore lì con il gilet bianco. Sono bellissimi, bellissimi. Per cui vi consiglio a chi sono sfuggiti di guardare, sono dei disegni fatti da lui.